L'attività vivaistica della mia famiglia inizia intorno agli anni 20 in Sicilia con il mio bisnonno Nino Milone e si trasferisce negli anni 50 nella piana di Lamezia Terme con i nonni Rosario e Maria. L'azienda cresce anche grazie al contributo dei figli, Antonino e Carlo, che trasmettono la loro passione a loro volta a noi figli. Così oggi io, insieme a mia sorella Maria Grazia e i miei cugini Rosario e Antonello, rappresentiamo la quarta generazione di vivaisti in famiglia, con l'arduo compito di essere i custodi della tradizione e al tempo stesso gli apportatori dell'innovazione. La mia azienda è parte di una rete di imprese tutte accomunate dall'idea che per dare un futuro alla nostra agricoltura bisogna produrre qualità. La pianta è il punto di partenza di tutte le filiere produttive agroalimentari, quindi produrre una pianta di qualità è il primo passo per ottenere prodotti di eccellenza. Per noi fare qualità significa produrre piante certificate, cioè sane e certe dal punto di vista genetico. Infatti, sin dagli anni 80, aderiamo ai programmi di certificazione volontaria nazionale delle piante, coordinate dal Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali, di concerto con il Servizio Fitosanitario Regionale. Ciò è reso possibile anche grazie alla collaborazione con altri colleghi vivaisti, con cui condividiamo i campi di piante madri, da cui preleviamo il materiale di propagazione certificato. Oggi offriamo produzioni del livello qualitativo massimo, rispettando i più alti standard previsti dalle attuali norme nazionali e comunitarie. Per tradurre questi fatti in numeri, i vivai Milone producono oltre il 60% degli agrumi certificati in Italia e questo ci consente di aprirci ai mercati internazionali. Accanto alla produzione di agrumi, ulivo e fruttiferi certificati, propaghiamo numerose specie ornamentali, dalle fiorifere annuali alle siepi, agli esemplari di piante ad alto fusto e prato pronto. Produrre qualità implica impegno e costante evoluzione. Da qui il bisogno di ricercare e sperimentare. Per questo di recente abbiamo ideato, progettato e realizzato un laboratorio di micropropagazione dal sistema innovativo. Le scelte tecniche e strutturali sono volte ad applicare soluzioni che possono garantire la massima efficienza, nell'ottica della produttività, del contenimento dei costi di gestione, del risparmio energetico e quindi della sostenibilità in senso lato.